scorsa ad Agrigento nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello il deputato nazionale Calogero Pisano nel corso del proprio intervento sull'approvazione della proposta di legge relativa ai teatri anche agrigentini monumento nazionale si è riferito personalmente al segretario provinciale del Partito Democratico di Agrigento Simone Di Paola che oggi interviene nel rispetto del principio del diritto di replica e del contraddittorio la causa scatenante sembra essere stata l'iniziativa politica che il nostro partito ha assunto in questi giorni per rivendicare il lavoro svolto dai nostri rappresentanti parlamentari nazionali, in particolare dalla nostra deputata Giovanna Iacono, nell'aver denunciato come nel disegno di legge originario del governo di destra-centro per la valorizzazione del patrimonio teatrale italiano fosse completamente assente, dimenticato eh, il patrimonio agrigentino. Questa iniziativa ha prodotto eh, del, degli emendamenti del nostro stesso partito che hanno oh, proposto l'introduzione eh, fra gli altri anche dei teatri della provincia di Agrigento e successivamente questo emendamento è stato fatto proprio dalle commissioni parlamentari e eh, mh, inserito in un maxi emendamento che ha consentito l'approvazione di una legge eh, che tenesse conto anche del nostro patrimonio teatrale. Questi atti sono facilmente riscontrabili eh, nel, eh, nell'attività parlamentare di questi ultimi giorni e quindi non, è, non sarà difficile andarli eh, a verificare. Eh, evidentemente questa iniziativa politica ha eh, suscitato una reazione eh, furibonda che ha determinato toni eh, aggressivi eh, in dichiarazioni e in articoli eh, che noi abbiamo eh, in queste ore eh, denunciato e rimandato. Oh al mittente. La ragione evidentemente è un'altra, da fastidio un partito democratico finalmente vivo e vitale, radicato sui territori che sa alternare alla denuncia delle tante inefficienze e delle tante iniquità delle forze di centradestra che continuano a, a ignorare questo nostro territorio, le sue enormi potenzialità di crescita e di sviluppo è eh, eh, che eh, restano del tutto indifferenti ai bisogni e alle necessità eh, dei nostri eh, comuni, alla capacità di proposta eh, politica nell'interesse della costruzione di una alternativa forte eh, allo sfascio prodotto dalle destre. Eh, questa nostra presenza, questa nostra vitalità evidentemente dà fastidio e quindi l'unico modo per per attaccarci è quello di provare ad intimidirci e a ridurci al silenzio. Noi zitti non resteremo, continueremo ancora più forti eh, a svolgere la nostra funzione di alternativa e di opposizione all'attuale sistema eh, di eh, governo eh, che eh, diciamo eh, tiene in piedi Schifani a Palermo e Meloni a Roma, continueremo ad alzare la voce fin quando eh, gli agrigentini eh, non eh, capiranno che eh, i loro bisogni passano dalla costruzione di un'alternativa forte. Noi lavoreremo per essere quell'alternativa e nessuno potrà ridurci al silenzio.